È uscita una patch nuova. Non so cosa corregga, ma brutte notizie. Questo è veramente un'assurdità. Stavo guardando se magari avevano sistemato la storia dei Splendifiamma qua. È riapparso questo. L'abbiamo fatto da poco. Mi ricordate, no? Sott'acqua. Addirittura sono riapparsi quelli che ho fatto l'ultima volta. Danno i numeri questi, non capisco. Cioè io a un certo punto poi non me li ricorderò più. Questo, per esempio, non me lo ricordo. Questo sì. Questo me lo ricordo, ma poi più passa il tempo più non me lo ricordo. Veramente dare i numeri a questi due qua, per esempio. Questo, se non, cioè, meno che non ho le tre virgole io, ma l'abbiamo appena fatto. E avevo detto, vedi che è sparito? Mi ricordo questa frase, no? Meno che non era nascosto dal puntatore, ma non credo proprio. Anche questo, boh. Sono matti, non può uno poi rigirare la mappa che poi non ha nemmeno modo di non ha nemmeno modo di prendere nota perché cos'è che è vicino zona dei rovistatori, quella, questa dove lo dico? In cima a Luciaria. Vabbè, questo. Questo? Come lo segnerei questo? Non lo so, è allucinante. Oggi è uscita finalmente, oggi che è il 9 marzo, è uscita finalmente una patch grossa di Dying Light 2, ma già leggo comunque. Ci sono problemi. Elden Ring però stanno desistendo e stanno facendo passare qualche giorno, quindi forse stanno lavorando comunque con qualche patch, perché quelle 3 micro patch, 3-4 micro patch che hanno fatto non sono servite assolutamente a nulla. Quindi, però io a un certo punto dico, vabbè, qua questo è il bug più grosso che abbiamo visto. A un certo punto uno dice, lo ripeto, fosse per me farei una class action. Fossi americano, avessi soldi, farei causa questi. Non c'è niente da fare. Io Elden Ring non lo so, non lo gioco, non ho intenzione di giocarlo in quella maniera lì. Quindi per me sono truffe. Poco da dire. Comunque, andiamo qua. Dovrebbe essere questo, rovine del mondo antico dentro una rupe. Credo siano quelle di cui mi ha parlato la Tenact. Mi piacerebbe darci un'occhiata. Una specie di tunnel. Dovrei sì. controllare meglio. Non sono caduti, sono. Pensavo mi stesse uscendo qualche nemico da terra. Ok, questo sì, l'ho visto, forse è caduto dal lato. Però, eccolo là. Poi, è inutile starci perché abbiamo già visto qua che. Fiore di metallo. Non posso superare quei tralci. Lascerò perdere Cioè per qua ora. c'è. Dobbiamo tirare fuori per forza la cassa, quindi. Discorso chiuso. Chi è che ce l'ha sta cosa? Che palle. Di cosa ne abbiamo fatte però? Purtroppo non c'è modo di superare quei tralci. Tornerò in un altro momento. No, non. Sono queste robe qua bianche. Cosa sarebbero, scusa? Cioè, allora, se lo fai al sole, può essere riflesso dei grani di sabbia, ma qua polvere di diamanti. Oh. È canato quella roba lì. Bella, è partita bene questa pezza. È entusiasmante. Però sopra che cos'è?
Non avendo un cannocchiale. Se, sempre avuto per fini Dark Souls il cannocchiale. Che non so. Non è che servono chissà che cosa. Vabbè, andiamo qua. Possiamo. Non c'è un fuoco vicino? Possiamo andare qua, no? Qua sì. Basta nascondersi. Cavolo. Mi fa apparire. La mia lama è pronta! Oh ma è prima il momento trend positivo va. Senti, appare qua sta. No, voglio di combattere quello, lasciatemi perdere. Pare che non andare di là. Anche meglio là. Bene. Che giro vuoi farmi fare? Non so come gestire la roba qua, mi fai far fare 15 step per, ah boh, 15 step per, perché non so mai se la posizione lì è meglio andare a destra o a sinistra. So, metti un riassunto sotto per le prossime icone. Lascerò la macchina qui. Qual è il problema? Ovviamente sconosciuto. Il falò? Ah, vabbè, c'era questo in effetti. I nemici cadono sotto il tuo colpo. È fonte di ispirazione. Quindi è diventato un insediamento adesso. Però il falò non esisteva. Ok, uno è qua, uno è qua. Uno è qua. Ho sentito parlare di te, straniera. Le tue gesta richiedono altre scorte. Mercurio e le stelle.
campionessa di Ekar. Con tutte le armi che ho da comprare, dovrei comprare anche le... Dovrei stare qui a comprarmi pure le pozioni, ma... che hanno preso il controllo di quella, sì, quella zona qua centrale, quella che prima non si poteva raggiungere. Ma il motivo qual è? È scesa l'acqua? A me, cioè, o hanno riempito la fossa o è scesa l'acqua, però sembra più che abbiano riempito la fossa che sia scesa l'acqua, perché ma siamo abbastanza profondo. Vabbè che siamo effettivamente a un livello sotto. Boh. Però confido nel fatto che l'idea sia quella che si sia scesa l'acqua, si è asciugata. E c'era quella cosa lì. No, che abbiamo fatto cadere la cosa. Vediamo un attimo anche qua. Sbaglio. A 9 ore, sì, in teoria è scesa l'acqua. Ok. Però il bello è che siamo arrivati qui, ma non c'è niente. Non c'è una missione. Cioè, carino che mi ha fatto, l'hai fatto diventare un insediamento, però di fatto non c'è nulla. Qui è dove abbiamo fatto laboratori. Ah, ma c'era anche qua, in effetti. E c'è anche questo, quindi... Bene. No, sta cosa della spina ardente mi ferisce veramente. Adesso dopo controllerò. Ho già visto che sono lamentati altri, però cioè, è uscita una patch ed hanno avuto la faccia tosta di farmi lo stesso scherzo su quelli che avevo appena preso. Non è che ogni volta che prendo un uovo questi qui mi resettano quegli indicatori lì, porca vacca, cioè. Siete matti. No, cioè, è quello che sembra. Sono apparsi tutti di nuovo. Eh sì, no, anche questo. Confermato. Perché abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro e sono tornati. Altro che retroattivo. È davvero un antico cimitero. Usiamo il focus. Mi aiuterà a trovare i materiali. Anda sarà soddisfatta. Per uno di tre. Quando c'è un coniglio. Come no? Guarda questo. Come la luce adesso? Ah. Poi c'è ste vizie di incastrarsi ovunque. Solo una. Solo agganci. I predecessori hanno combattuto duramente. Dico paura di scorta. Ce ne sono un sacco di conigli, eh. Perché non va bene questo? Io davvero non capisco. Anche quello della mira disabilitata, eh.
Andrò a fare la pelle. Qua c'è un sacco di conigli e non gli stanno bene. Eppure anche qua, pelle sì. Cioè qua mi dice andare lì, perché qua no, qua non gli va bene. Hanno deciso un posto unico per un po' tutto. Ci sta così non riempi la mappa. Però questo mi sembra un posto veramente buono. Che veloci che sono. Cazzo di conigli. Ma è possibile che non lo becco? Non è che è difficile, però. Ma. Che altro è comodo toglierlo come indicatore, ma dove cavolo sarebbe questo? Nel muro? Oh, questo qua è entrato nella roccia. Molto molto produttivo questa. Dov'è che erano? Quelli. È davvero un antico cimitero. Dovrei usare il focus, casomai mi fossi persa dei materiali. No. Ad Anda questo non servirà, ma a me forse sì. Nemmeno. Non credo che questo interessi ad Anda, ma potrebbe servire a me. Dillo un po' di volte in più. Vai. Qua. Praticamente gli vado sopra. Guarda. Ad Anda piacerà. Però in effetti è meglio aprirle tutti. Controlliamo l'altra zona sul contratto di Anda. Cioè, dove eravamo prima? In fondo sembravano solo quelle le cose. Meno che non usavamo ora nei versanti là, però qua ci sono. Comunque le robe che valgono. Questa? Andiamo anche là. Perché non posso segnarlo? Perché non ti becco? Da questo ok, ma quello là, il primo è passato attraverso. Sta prendendo in giro. Cos'è, si è teletrasportato? Ma come fa a avere questi scatti?
parte che adesso qua mi hanno detto che c'era anche questo, andrò a vedere. Vieni. Cioè, ti hanno già mancati i conigli. Adesso vediamo se anche qua non c'è il fiore di metallo. Vabbè, veramente assurdo. Anche questo era una pezza, l'altro era una pezza di oltre un gigabyte. Questo era un 700, quasi tipo, sugli 800 circa. E qua? Potrebbe causare gravi danni. Il fusto fumogeno causa gravi danni. Cosa sarebbe questo? O anche da essere che abbiano previsto. Segnale di un'altra registrazione. Che abbiano già previsto. Se faranno un'espansione l'avranno già previsto dove? Ok, così. Magari qua si verrà domani. L'aria gelida mi trafigge i polmoni. Questo normale. Riavviare motore 4. Non risponde, eh? No, no, devono essersi riattivati i sistemi automatici. Casa, disattivali ora, annullamento d'emergenza. Non funziona, lo sciame ci ha tirati. Impatto imminente. Le macchine presero il controllo dell'aereo e lo fecero schiantare. La transizione dal buio al chiaro era troppo veloce. Cioè, siamo entrati qui, c'era buio pesto, siamo entrati e sono usciti, c'era giorno. Sembra che duri veramente. Qualche critica bisogna dargli, eh? Non. Ecco cos'è quel cerchio che è anche un altro. Oh no, pare che sembrava un triangolo. Dalla base, no? Si vedeva tipo un triangolo. Qui si vede invece un cerchio e si vede bene che è collegato a quella specie di macchinona gigante là. Dove abbiamo parlato con Silence. Tra l'altro notevole che si veda. Perché dov'è che è? Vediamo. No, pare che poi la direzione non è giusta. Ora sono di fronte, vediamo. Così. Ok, così. Ma no, così. Così, così è perfettamente allineato. Andiamo, andiamo, andiamo. No. Dov'è che è? Com'è? Vediamo da qua. Allora è un'altra quella. O è finto? Cioè non ha senso, perché cos'è quella là? In realtà siamo tra le montagne, ma seguiamo la strada. Qua già, qua. A meno che non è qua. Non sembra però. Può non essere corrispondente, mi sembra strano che qui c'è un paesaggio fittizio, come se fosse un, come se non fosse esattamente un mondo unico, mi sembra strano, però boh.
tintore saprà cosa farsene. Vabbè, abbiamo perso fin troppo tempo. Ah, eccolo qua. Sicuramente sarà stato uno degli episodi più lenti in assoluto. Un open world. Le cose capitano. Allora, a questo punto, missioni. Questa era una commissione. No, un contratto di recupero. Che è questo? Torna da Anda. Poi c'è questo. Esegui lavorai su uno scavazzanna. Ma possiamo farlo. Possiamo farlo. Vediamo un attimo. Posso tirerebbe giù una montagna se volesse. È bella. Questo gioco capisco un po' di più queste qua. La squadra di Onda ha perso le razioni da queste parti. Ha detto che solo uno scavazzanna saprebbe fiutarle sotto la sabbia. E qui non mancano di certo. Scavazzanna. Perfetto. Posso controllarne uno e usarlo per scovare le razioni perdute da Rosera. Dove mi nascondo? Lì. Una scavazzana mia qua, non so. Vengono a prendermi. No? Vediamo se puoi aiutarmi a trovare le razioni di Ronda. Allora, conosco la zanna. Nei punti indicati sul contratto. Un po' confusionale ste cavolo, ma perché mi devi portare sui... Allora l'hanno fatto semplice, hanno trovato dei waypoint. Sono andate perdute qui vicino. Questo scavazzanna può individuare le casse. Devo scendere e lasciarlo lavorare. Adesso incrociamo le dita. Mi sa che ha giocato qualcosa. Ho trovato qualcosa. Grazie per l'aiuto. Lascia stare, mio amico! Da queste parti.
Altrimenti ci sono le razioni di Ronda. Devo trovarle. Razioni. Non molte, a dire il vero. Controllerò negli altri punti. Forse riuscirò a trovarne altre. Ah, carina, ci sono inventate anche questa cosa. Andiamo verso il falò. Vai, vai. Ok. Questa l'abbiamo preso, quindi non ci serve più. Qua o... Rieccomi qui. Forse le razioni di Ronda sono da queste parti. Mi serve una scavazzanna per trovarle. Bene! Secondo il contratto qui dovrei trovare delle razioni di Ronda. Scendiamo dalla scavazzanna. Dimmi che c'è qualcosa. Di Ronda. Controlliamo se sono da queste parti. Oh. Qua sale. Là non c'era niente, non saliva. Qua ovviamente, come abbiamo già visto, l'ultimo step. Però c'era anche un colosso, mi sembra. C'è là sopra il cannone, dove? E poi chi ancora? Mi fa un po' troppo male, mi sa che... Quella. Molto meglio. Ah, 22 al gelo.
mi fa così tanto male. E poi dico, fanno meno male i razziatori. Ah, sembra che bilanciati in modo strano. I smerigli sono diventati una bestia. I razziatori e il ciorpeggio. Vai, vai, vai. Colpo critico, ma perché non gli hai dato? Staccagli, da fargli saltare, non è che... Stacco qua, non è in testa. Il 51 lacerazione è ancora meglio questo, non è che...